l'aria di essere un'officina. Amici di Viaggiamando, benvenuti in una nuova esplorazione. C'è il rumore solito di porte e finestre che sbattono che ci accompagna sempre. C'è un pad di un Mega Drive qua. C'era qualche appassionato di videogiochi, perché c'era sia la cloche, quella per gli aerei, che il volante. Pezzi di computer. Campo del subbuteo, bellissimo. Comunque la tenda che sbatte è inquietante, eh? Lo spillatore della birra. Spillatore, esatto. Mamma mia, qua ha messo tutto a suo quadro. E questo? Wow. La fabbrica dei manichini e dei videogiochi. Abbiamo trovato molto a tema videogiochi. Una smemoranda del 2006. È anche fallita la smemoranda, c'è un diario. Vedi come diventavano poi? Questo, questo sembra umidità, ma in realtà diventavano così proprio di loro. C'è un adesivo di Marilyn Manson qua. E poi c'è un floppy che è stato incollato. South Park, secondo me era della nostra generazione. I Simpson, sì, questa è degli anni 90, c'è pure una foto. Questa era una 164, però ridotta veramente male, l'hanno proprio saccheggiata e depredata nel modo peggiore. Il volante si è salvato. No, e qui? Tutto apparecchiato con i manichini. Comunque è piena di ricambi di pezzi di macchina e di manichini, quindi chissà quale è stato il suo vero utilizzo. Vediamo un po', le coppe sono per il calcio. Calcio e tuning. Quadro della prima serie della Panda, secondo me questo. Se l'avete riconosciuto scrivetelo nei commenti, ma penso proprio di averci azzeccato, eh. Continuiamo questo tour in mezzo a ricambi di auto di ogni tipo, coppe, videogiochi degli anni 90, non si capisce bene, di sicuro era un'officina. Guarda però, gli sportelli delle auto. Sì, pieno di pezzi di macchina. Guarda le coppe che stanno lì, vediamo un attimo. Stereo Competition. Quindi facevano modifiche stereo per le auto, da quello che vediamo qua. Un po' di elementi li abbiamo trovati, non so se riusciremo a ricostruire la storia. Qua c'è una roulotte addirittura. Integra, quasi carina, non smette di sorprenderci questo posto. Sportelli, altri pezzi di ricambio, intanto raggiungo gli altri che stanno più avanti di me a fare foto. Casa di Barbie, rotta ma riconoscibile ancora. Uno scooter, questo era il cerchio della 164 di prima. Caos regna sovrano. Qua c'è un'insegna però, eh. Questo è uno sportello tuning. Questo era il classico sportello per aggiungere le casse all'auto. Qui altre auto. Una Maserati abbandonata. Questo è il ritrovamento di auto più incredibile che abbiamo fatto. E non è neanche messa così male poi. Avrà pure un certo valore sul mercato del collezionismo. È una macchina rara, 72.000 km. Guardate che bella. C'è
c'è il rumore di cose che sbattono continuamente. D'altronde guardate il soffitto com'è. Non è Eternit. Vetroresina e metallo, speriamo. Ci provo, vediamo. Qua gli altri ragazzi mi hanno detto che ci stanno delle macchine fuori. Qua c'è un Mercedes e lì c'è un furgone, un vecchio Ducato abbandonato. Io sto sotto un silo enorme che infatti adesso mi levo da qua sotto perché non ispira per niente fiducia. Ma gli rovi, guardate. Centinaia e centinaia di mensole bianche in compensato. Qua c'è una barchetta con il motore ancora. Questo sarà degli anni 60? Più o meno? 50-60. Lì ci sta quel sacco sul tavolo che sembra tipo... Infatti mi ricorda la fabbrica delle bare, non so perché queste coperture così un po'... È vero. Sì, lì c'è un cofano tuning, quello che sembrava tipo bellissimo, un cadavere. Era solo gomma piuma. Dopo aver visitato tutta l'officina, questa qua, facciamo un salto al piano superiore. C'era una casa, ragazzi. È rimasto qualcosa qui, un forno ancora sano. La casa molto ammuffita, ma ecco qui. Questa forse era un'altra stanza dei figli, pieno di videogiochi, giochi anni 90, musica anche. Oltre la cucina raggiungo gli altri. Si sale ancora qua. Ancora non ci arrivo. I corn. Bello, i corn. Che fighi. Bellissimo. Sì, siamo metallari noi, abbastanza. Metal e rock. Qua 3 VHS dei Pokémon. 5 anzi. Questo è anche un tormentone degli anni 90, il ciclone. C'è una collezione di videocassette notevole qua. Mamma, ho preso il morbillo. Full Monty, Marilyn Manson. Ah, pure questo è un grande classico. No, te prego, quello non lo vedrò mai. Asi Argento e Vin Diesel. E qui ci sono i Rammstein all'inizio. Lo so benissimo, però non lo vedrò mai. Vediamo qualche scadenza? Sì. 2018, quindi probabilmente l'abbandono è avvenuto intorno al 2015, come abbiamo visto prima. Vediamo l'ultimo piano. Spettacolare. Guarda, l'idea quasi che qualcuno ci abitasse fino a poco tempo fa. Nel secondo piano stanno ancora libri, floppy di Excel. No, ragazzi, qua c'è ancora la macchina per la barba. Quasi quasi ne approfitto. Ciao amici, anche oggi siamo arrivati al termine dell'esplorazione. Questa volta purtroppo non abbiamo moltissime notizie sul luogo che abbiamo esplorato. Sappiamo più o meno che è stato abbandonato da circa 10 anni e che molto probabilmente abitava una famiglia che lavorava nella officina sottostante. Prima di lasciarvi le foto della giornata, vi voglio ricordare che stasera alle 8:30 ci sarà la nostra prima live
per festeggiare per noi il grande traguardo dei 1000 iscritti sul nostro canale YouTube. Come sempre, se gradite i nostri contenuti lasciate un bel like e anche un commento, a noi fa molto piacere. E mi raccomando, ci vediamo la prossima settimana con una dimora storica appartenuta ad un discendente niente poco di meno che di Napoleone Bonaparte. Ciao.